Ciao, ciao a tutti, eccomi con un nuovo video. Sono tornata alla postazione di qualche giorno fa, di qualche video fa. Mi avete scritto in tanti quando vi ho chiesto il vostro parere su questa nuova location e tutte siete state dolcissime, veramente mi avete fatto tanti complimenti, avete detto che vi piace tantissimo. Allora ho deciso di rifare un video qui, anche se non è mattina, oggi è sabato ed è pomeriggio. Ho un'oretta di tempo più o meno libera, poi devo uscire a fare tutto quello che non riesco a fare durante la settimana praticamente. E ho messo tutte le cose che voglio mostrarvi in questo video, che è il video dei preferiti, che è il video dei finiti, aiuto, lapsus freudiano. Volevo farvi il video dei preferiti del mese di marzo, però non sono riuscita a trovare il quadernino dove ho scritto tutto, quindi ho detto facciamo il video dei finiti, visto che ho accumulato un bel po' di roba. Almeno smaltisco i flaconi vuoti. Quindi dicevo, ho messo tutti quanti questi flaconi su una sedia qui vicino a me. Però mi sto rendendo conto che in generale questa postazione per farvi vedere tanti prodotti mi risulta scomoda. Più che altro perché questo divano, essendo molto vecchio, questo era addirittura un divanetto due posti di mia mamma. È un divano letto, ho messo questo telo sopra, però è di un rosa antico meraviglioso. Però purtroppo è un po' scomodo perché i cuscini hanno perso un po' la loro forza, diciamo, la loro forma, e quindi come mi siedo, brum, sprofondo e non ho un tavolo a disposizione qui di fronte. Quindi probabilmente la userò questa postazione per farvi video tag, oppure doma video domande e risposte, oppure face of the day, forse è più comoda. Però ormai appunto sono qui, ho deciso di farvi questo video qui, casomai avvicino un pochino la sedia, aiuto, è pesante. Metto tutti quanti i prodotti. Ok, allora sono contenta perché sto riuscendo a girare il video dei finiti abbastanza in modo abbastanza ravvicinato l'uno dall'altro. E questo perché sto cercando di non accumulare il più possibile flaconi vuoti. Prima facevo il video dei finiti una volta ogni veramente 3-4 mesi, 2 mesi. Questo perché proprio me ne dimenticavo, accumulavo, 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 poi vedevo queste buste che strabordavano di prodotti e dicevo, oddio, forse è ora di fare il video dei finiti. Invece ora sto cercando di farli più velocemente, non mi viene il termine adatto, più, vabbè, insomma, in maniera più ravvicinata l'uno dall'altro, più frequentemente, ok? Così c'ho anche modo di avere delle opinioni fresche dei prodotti, nel senso non passano tanti mesi e ricordo perfettamente come l'ho utilizzati, quando l'ho utilizzati, se mi sono piaciuti o meno, insomma, anche le recensioni sono più vicine alla realtà, ok? Più immediate. Allora, vorrei partire da delle mini taglie che ho portato con me nei viaggi, che voi sapete, perché ho condiviso con voi le mie varie esperienze con vari video. Sono i viaggi che ho fatto a Rotterdam a fine febbraio e a marzo a Como. Allora, sono due mini taglie dell'Erbolario di Lodi. Questa è la linea Papavero Soave, che è una linea che mi ha stupito molto e in maniera positiva perché non immaginavo che mi potesse piacere così tanto. Allora, questi non li ho acquistati io, me li ha regalati Martina del canale Marti l'Angolino Magico. E sono stati per me una piacevole scoperta. Io avevo provato a spruzzare questo profumo, il profumo di questa linea, tanto tempo fa. Appunto in un negozio dell'erbolario, però non mi aveva convinto più di tanto, quindi era una linea che io non avevo valutato più di tanto, non me l'ero filata proprio più. Invece è stata una scoperta perché ho avuto modo di provare il bagnoschiuma e la crema corpo che lasciano un profumo spettacolare. Mi sono innamorata questo inverno di questa linea. Martina me l'ha regalata il periodo di Natale. Oggi mi si intreccia la lingua, l'avverto, eh? Il sabato è così, al rallentatore. Però aspettavo, aspettato, aspettato, perché essendo delle mini taglie, essendo appunto crema corpo e bagnoschiuma, ho detto li voglio portare con me in viaggio perché sono taglie comode e sono prodotti comunque che posso abbinare. E mi piace soprattutto, chi mi segue da un po' lo sa, mi piace che comunque la memoria olfattiva poi mi riporti ad associare un determinato prodotto ad un viaggio, ad una situazione, ad un'esperienza. A questa cosa ci tengo molto, cerco sempre di portare con me nei viaggi prodotti nuovi, che casomai non conosco, lo so che può essere un rischio, però soprattutto per quanto riguarda il corpo, alla fine bagnoschiuma e crema corpo no,
non è poi così pericoloso, tra virgolette, e rischioso come una crema viso. Però mi piace appunto proprio portare prodotti nuovi perché poi il profumo sicuramente mi ricorderà quel viaggio, quell'esperienza, quella determinata situazione. Siccome è stato un viaggio un po' speciale per me, devo dire che questa profumazione mi ricorda tanti bei momenti e tante belle cose. Allora, è una profumazione calda, io oserei dire polverosa, mi esprimo così, perché è un odore molto avvolgente, molto forte e anche persistente, però allo stesso tempo lascia una scia delicata sul corpo, non è talmente forte da nausearvi o da darvi fastidio poi durante la giornata quando voi andate in giro. Anzi, profuma anche un po' i vestiti, quindi che se voi poi il giorno dopo utilizzate un maglione, una sciarpa, è bello sentire questo profumo che rimane lieve e delicato, però allo stesso tempo caldo e avvolgente. È un profumo che probabilmente non utilizzerei il periodo primavera-estate, ma perché per il mio gusto preferisco odori più freschi, più vicini alla frutta, più fruttati, insomma altri tipi di profumi. Però se vi piacciono gli odori particolarmente intensi e forti, ve lo consiglio perché è un'ottima linea, veramente bellissima. Poi queste in Italia sono dei gioiellini, sicuramente ne acquisterò altre. Le metto qui sul divano, se no mi confondo. Poi volevo parlarvi di questa, sempre Mini Italia, questo è un detergente intimo vegetale naturale delicatissimo dell'Argital. Questo me l'ha regalato Lara, sempre nel nostro scambio nei regali di Natale. È certificato ICEA BDIH, come vedete è una taglia minuscolissima. Sono 20 ml, però devo dire che ce n'è ancora un po', quindi ne basta veramente pochissimo, fa una bella schiuma, è comunque delicato, è molto 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 rinfrescante perché ha un odore di menta, di mentolo molto forte. Quindi io ve lo consiglio se vi piacciono queste profumazioni belle forti, anche se comunque rimane delicato, non è un mentolo aggressivo, non è un tipo di menta aggressiva come può essere quella dei prodotti non biologici, no? Che hanno un odore chimico e anche casomai una formulazione più aggressiva. È molto molto delicato, questo è biologico, e ci sono all'interno degli oli essenziali naturali. Eccolo qua, dell'Argital. Potrei farci tranquillamente un pensierino per la full size, non so quanto costa, vedremo. Poi ho finito l'ennesimo burro labbra Vivi Verde Coop, in realtà ce l'ho da un po' nella busta dei finiti. Non ricordo quando l'ho terminato, però è il classico burro che tutte conoscete, i peli di Yuki ovunque. Guarda, il video dei prodotti finiti ci stanno sempre peli di Yuki perché io questa busta ce l'ho nello studio e ogni tanto finisco i prodotti e ci infilo dentro le cose. Lei va ovunque, veramente, dalla libreria al divano, non lo so, sulla scrivania e anche in questo posto dove io tengo questa busta perché lei va là ad annusare. Come ha il pelo lungo, spela tantissimo e quindi io mi ritrovo sempre i peletti bianchi, soprattutto nel video dei prodotti finiti, perché poi la busta sta là per un bel po' e quindi si accumulano. Ottimo prodotto, non ve lo recensisco per l'ennesima volta, molto, appunto è proprio un bel burro, ricco, idratante, non appiccica, non unge, non ha una profumazione particolare, quindi se preferite i burri labbra che non sono profumati, ve lo consiglio, tra l'altro costa pochissimo. Un altro prodotto che ho portato con me non è assolutamente EcoBio, è da finire. È questo gommage body scrub della Guinot, che è una marca da estetista. Questo è stato un regalo che mi è stato fatto a Natale. Era un cofanetto con una crema viso, una crema per il corpo che io non ritrovo, ma l'ho terminata proprio durante questo viaggio. Queste le ho portate a Como. Volevo recensirvela, però non la trovo. Casomai, se la ritrovo, ve la metto nel prossimo video dei finiti. Era una crema comunque rassodante che devo dire mi è piaciuta perché ricompattava la pelle, anche se però l'odore è un odore comunque chimico, si sente che non è un prodotto naturale. Lo scrub, come vedete, ce n'è ancora un po', non lo tocco altrimenti faccio pasticci come al mio solito, però non è un vero e proprio scrub forte, grosso come quelli che piacciono a me, cioè quelli proprio con tipo il sale, i pezzi grandi di scrub che si fanno sentire. Ma è uno scrub molto delicato, quindi io questo lo consiglierei più che altro a chi non fa uso di prodotti bio assolutamente, ma a chi fa uso di prodotti per cosmetica, per cosmetici normali che si trovano in commercio o comunque più mirati come quelli da estetista. E
e che preferiscono gommage appunto piuttosto che scrub, cioè quel prodotto da utilizzare sotto la doccia abbastanza leggero che comunque fa il lavoro però che non è abbastanza delicato. E basta, questo. Lo terminerò non so quando perché comunque preferisco altri tipi di prodotto. Poi ho terminato, in realtà ce n'è un pochino dentro, questa crema per le mani, la faccio così se no non si vede, idratante protettiva della Viviverde Co., una crema molto leggera, fluida, si assorbe facilmente, l'odore non mi fa impazzire, è molto simile all'odore del deodorante, sempre della Viviverde Co., quindi un odore floreale, abbastanza delicato, che però a lungo andare mi dà un po' fastidio, mi nausea, non è quell'odore che mi piace, che rimanga sulle mie mani e poi che me lo sento. Insomma, più a lungo. In realtà non è una profumazione aggressiva o comunque persistente, non è che voi ve la mettete la mattina e tutta la giornata state con questo odore, però comunque non rende per me almeno così piacevole la stesura e l'utilizzo di questa crema, che ripeto comunque però è una buona crema. Ve la consiglierei soprattutto il periodo questo caldo, primaverile, perché comunque è abbastanza delicata, leggera. Potrebbe sembrare un pochino untuosa perché comunque pur essendo leggera è quasi oleosa, però poi alla fine se voi aspettate un pochino si assorbe e non vi dà particolari problemi di cioè non è poi così grassa, così fastidiosa sulle mani, assolutamente no, perché poi si assorbe facilmente. Ripeto, l'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è la profumazione, però costa poco, quindi mi sento di consigliarvela se non pretendete troppo da una crema mani. Poi, per quanto riguarda invece un prodotto per capelli, è il gel, tutti i prodotti nanetti, tutti i prodotti diventati minuscoli. Ops, no, questo è terminato completamente. È il gel d'aloe dell'Equilibra. Questo è il dermogel multiattivo, oggi non ce la posso fare, 98% aloe vera per la protezione della pelle. Qui c'è scritto che è nuovo ed è ancora più delicato, quindi una formulazione ancora più delicata. Sono 150 ml di prodotto, 6 mesi il pau dall'apertura. Come sapete il gel d'aloe è ottimo per migliaia di utilizzi, qua c'era un esempio di 6 utilizzi, ad esempio per le irritazioni delle gengive, addirittura dopo la rasatura, per delle punture d'insetto, se prendete ad esempio troppo sole, quindi per le irritazioni tipo eritemi solari, queste cose qua, per gli arrossamenti delle pieghe cutanee, insomma veramente, piedi stanchi, eccessivamente sollecitati, si può fare un bel massaggio rinfrescante anche con il gel d'aloe, anche se devo dire che non l'ho mai utilizzato per questa cosa. Non ci ho mai pensato ad utilizzarlo per i piedi, il gel d'aloe. Ci farò un pensierino per i prossimi utilizzi. Ora, come sapete, se avete seguito qualche altro mio video, quello dei prodotti sotto i 10 euro, ho acquistato quello dei provenzali bio, stessa quantità, però costa di meno. Questo costa intorno ai 10 euro, mentre quello dei provenzali bio costa sui 6,70 euro, 7 euro più o meno. È un buon gel d'aloe, ce ne sono altri migliori secondo me, questo è uno dei primi che ho utilizzato da quando ho scoperto, tra virgolette, il gel d'aloe. Equilibra non è una marca ecobiologica, quindi comunque preferirei acquistare un marchio che sia ecobio. Il mio preferito rimane quello della Bioert, però rispetto alla quantità costa un po' di più, vedremo più là cosa succederà. Io lo uso prevalentemente per i capelli, comunque, quindi mi riallaccio e vi parlo anche di questa, che è la lozione Ricci Definiti. Questa è della Biofficina Toscana, sicuramente la conoscete tutti. Ora, questa è un po' datata, nel senso che era un bel po' che non la utilizzavo, perché ho utilizzato prevalentemente gel d'aloe in questi mesi, la gel all'henné Phytophyllos, è così che si chiama, non ricordo, che tra l'altro ho utilizzato anche oggi. Oggi ho aggiunto anche una goccina di olio di argan, poi ve ne parlerò più là. Quello della Flower Tail, poi casomai ve ne parlerò più in là, e, a parte che mi serve assolutamente un taglio, però devo dire che come tipo di gelatina non è male, poi vi farò una recensione più dettagliata, però mi rendo conto che è vero, secca un po' i capelli, molte ragazze mi hanno detto questa cosa, secca un pochino i capelli rispetto al gel d'aloe, però definisce abbastanza i ricci. E qualcosa che definisce veramente il riccio e lo lascia però molto più leggero rispetto a quella gelatina di cui vi stavo parlando è proprio questa lozione Ricci Definiti, che rimane secondo me un must have per chi ha capelli ricci. È protettiva, effetto modellante naturale, è molto sierosa come tipo di prodotto,
questa pompettina. Ora è finita, quindi non posso mostrarvela. Ha un colore un po' giallognolo, un po' bruttino. La profumazione non mi fa impazzire, profuma quasi un po' di miele, da quello che ho ricordi. E sì, di miele di pappa reale, e l'ho terminata in questi ultimi giorni, in quest'ultimo mese, perché mi sono resa conto che ce l'avevo ancora con me in bagno, questa un po' di 6 mesi, e non volevo farla scadere. Devo dire che è stato molto piacevole per me utilizzarla, però purtroppo in questo periodo è difficile per me recensire prodotti per capelli, perché è proprio il capello mio che sta grave, cioè, nel senso, forse un po' non sembra, sta bene come sta in salute, però non avendo un taglio che permette al capello di rimanere su e di esprimersi al meglio, dicendola in questo modo, e comunque prodotti per capelli che da, che ne so, balsami volumizzanti oppure questi prodotti per lo styling, per me è un po' difficile giudicarli e farmi un'opinione pulita, per il semplice fatto appunto che il taglio non aiuta assolutamente il prodotto a fare il suo dovere, secondo me. Io l'ho tagliati ben 3 volte da sola, questo è il risultato, quindi sono capelli che comunque fanno fatica a stare su, perché non c'è un taglio di un professionista, c'è il taglio di una pazza che ogni tanto sbrocca e si taglia i capelli alle 11 di sera. Però, vabbè, a parte gli scherzi, devo tornare assolutamente a fare un taglio e quindi poi vorrei utilizzare prodotti, soprattutto per lo styling, un pochino più mirati, vediamo un po' più in là. Tra l'altro voglio rivedere un po' questo colore, devo decidere un po' cosa fare. Ho l'henné di là che mi aspetta, vedremo quando ho 3 ore di tempo per stare con l'impacco sui capelli. Come sapete, ho scurito la base, però questa è un'altra storia, non mi voglio dilungare. Parlando sempre di capelli, Avena Shampoo, appunto questo è uno shampoo che devo dire che mi è piaciuto abbastanza. La profumazione mi piace particolarmente, non so perché, mi fa pensare ai bambini piccolini. È una profumazione, sì, dei prodotti per bambini oppure di quei giochi di gomma, di plastica, che hanno quell'odore classico, no? Dei bambini, mi piace veramente tanto. È stato molto piacevole utilizzare questo shampoo. Non promette niente di che, è uno shampoo normalissimo, leggero, per capelli ricci o mossi. Mi è piaciuto molto abbinarlo al balsamo, che reputo un buon balsamo, però devo terminarlo, ce l'ho di là, ve ne parlo dopo. Questo è il 98% di ingredienti naturali, Avena Shampoo, la marca è Biolis Nature, che si trova da Ticotà, almeno io l'ho comprato da Ticotà. Non ci stanno dentro un sacco di cose come parabeni, siliconi, eccetera, 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 eccetera. Però, insomma, sì, è carino per il prezzo che ha. È un buono shampoo, tra l'altro penso che sia ancora in offerta in questo periodo da Ticotà, quindi io vi consiglio se volete provarlo, di farci un salto. Allora, si passa al corpo, l'ennesimo bagno doccia che ha terminato però Luigi, io faccio pure le sue veci in questi video perché recensisco pure i prodotti che ha provato solo lui, io naturalmente lo conosco benissimo questo bagno schiuma perché l'ho utilizzato per tantissimo tempo, mi sono un po' stufata, nel senso si sta là in doccia, lo uso ogni tanto però preferisco utilizzare altri prodotti casomai un po' più profumati. Questo però è molto 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 delicato, è uno dei classici prodotti della Pierpaoli che si trova un po' in tutti i negozi. Senza che vi sto a rispiegare tutta la storia della linea delle linee Pierpaoli. Questa è fragranza muschio, però io il muschio sinceramente non ce l'ho mai sentito, il muschio, in questo odore qua, però odore gentile, veramente un prodotto secondo me da avere sempre in doccia perché è economico, sono 500 ml, dura un bel po', è comunque garantito lab, quindi non è testato sugli animali, ha una certificazione perlomeno, è la certificazione CEA. Un prodotto da tenere sempre in doccia. Poi mi è piaciuto tantissimo utilizzare questo prodotto che invece non è ecobiologico, è uva rossa della Bottega Verde. Qua c'è un po' d'acqua perché c'è rimasto un po' di prodotto, lo sto utilizzando per le mani. Sono 400 ml di prodotto, ha un profumo che mi manda ai pazzi. Ha un profumo allucinante che mi piace da morire. Tra l'altro vorrei ricomprare l'acqua profumata di questa linea. Amo fare le bolle. Mi piace tantissimo perché ha un profumo fruttato, però c'è un qualcosa di intrigante, di particolare che mi piace da morire. Molto, 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 molto buono. È un profumo buonissimo. È probabile che io lo riacquisti più in là, se lo trovo casomai in offerta. È abbastanza delicato. Niente, è un prodotto che comunque, se vi piacciono queste profumazioni fruttate, però non nauseanti, non è un fruttato chimico, non ha.
quella profumazione di frutta che casomai ti può nauseare dopo un po', no? Io ogni volta che lo utilizzavo ero contenta, mi mette il buon umore, è un profumo che mi mette felicità, buon umore, spensieratezza, mi è piaciuto tantissimo utilizzarlo. Non so se la crema corpo ha lo stesso odore, spesso cambiano un po', creme corpo, bagnoschiuma, non so, però sicuramente avrà degli ingredienti che non sono bio, quindi non credo che la proverò. Penny, ti ha sentito? Allora, burro per il corpo, olio d'argan e guava della Natura Line, un prodotto che penso che già ve l'ho recensito un po', adesso l'ho proprio terminato. È un prodotto che non mi è piaciuto particolarmente perché non è un burro, secondo me è una crema forse nutriente, ma più per la consistenza che per proprio l'effetto e il potere nutriente sulla pelle. L'odore non mi ha fatto impazzire, sinceramente, mi sembra più un odore per un bagnoschiuma che una crema corpo. La preferirei un odore un po' più ricco, non lo so. È certificata EcoCert, è la linea che trovate dal Conad per pelli secche. Io in realtà non lo consiglierei a chi ha la pelle particolarmente secca perché non ha un potere poi così nutriente, idratante come c'è scritto. Questi sono 250 ml, non costa neanche poco perché l'ho pagato 10 euro. E questi prodotti Natural Lines, boh, sinceramente non mi stanno. Costano secondo me troppo per la qualità che hanno. Secondo me hanno un po' esagerato con i prezzi, non lo so. Poi non è che c'è questa certificazione estrema che tu dici, però almeno c'è la certificazione. Allora, scrub corpo rigenerante dell'Idea, l'ho finito, l'ho terminato, mi è piaciuto tanto. L'unica cosa che un po' mi ha stufato è l'odore, non ce la faccio più con questo profumo di miele. Basta, non lo posso sentire più. Mi è piaciuto tanto, lo volevo riacquistare, invece poi ho visto con l'Equilibra, lo sapete, me ne ha parlato nel video dei prodotti sotto 10 euro e quindi alla fine ho comprato quello perché insomma questo costa mi pare sui 7 euro, sono 150 ml o 200 ml, questo 150, gli altri mi sa che erano 200 ml, questo era in un cofanetto e costa come quello che c'ha all'interno 600 ml di prodotto, tra l'altro mi sta piacendo tanto, poi ve lo recensisco meglio. Sono arrivata, eh? La mia autonomia è finita. Certificato Natrum, sveglia, forza e coraggio. Mi è piaciuto tanto, ripeto, ha un bel effetto scrub, lascia la pelle liscia, morbida, mi piace, la profumazione basta, no, non mi piace più. Se vi piace il miele ve la consiglio, se i profumi troppo dolci vi disturbano non l'acquistate assolutamente. Una crema che ho riesumato e che veramente non sapevo più che, cioè mi ero scordata di averla, è questa 90-60-90. Mi dispiace che non ve l'ho recensita in maniera più dettagliata, ve ne ho parlato in passato, però forse non ve l'ho recensita in maniera approfondita. Volevo farvi dei paragoni con le altre creme di questo tipo, comunque vabbè, ve ne ho parlato un bel po'. L'ho terminata finalmente adesso, quasi a un anno dall'acquisto, no? Quasi. 6 mesi all'apertura, certificata ACEA garantita Love, effetto rinfrescante potentissimo. Forse troppo, nel senso l'odore forse sembrava quasi un po' chimico. Luigi l'ha odiata, quando la mettevo la sera lui va di retro Satana. Invece a me piaceva proprio l'effetto fresco, l'estate l'ho amata. L'ho riutilizzata per finirla. Qualche mese fa stavo congelando perché era freddo, era inverno, però la volevo smaltire perché comunque c'aveva un po' di 6 mesi, mi dispiaceva buttarla, ce n'era rimasta un pochino. Sono 200 ml, non ricordo quanto l'ho pagata, forse intorno ai 16 euro, 20 euro, no, non mi ricordo. La riacquisterei? Probabilmente sì. Mi piacerebbe provare anche qualcos'altro di questo genere, quindi con l'effetto freddo. Fatemi sapere se conoscete qualche altro prodotto, naturalmente con ingredienti naturali, che abbia l'effetto ice, l'effetto ghiaccio, soprattutto adesso che si avvicina l'estate. Sono prodotti che mi piacciono tantissimo. Poi ho ritrovato in realtà questa confezione vuota di questo prodotto che non è assolutamente bio ed è un prodotto dei coloniali. Io un periodo stavo in fissa con i coloniali quando ero più piccola perché faceva delle linee allucinanti, quei bagnoschiuma con quei tappi di sughero, non so se ve li ricordate, credo che ci siano ancora. Altri nelle confezioni di latta, i packaging erano fantastici. Sono uscite, penso, poi con il tempo con altre linee. Queste le avevano regalate, ma veramente tantissimi anni fa, l'avevano regalato questo burro a mio fratello. Io perché me ne sto parlando? Perché mi voglio ricordare di questa cosa. Mi voglio ricordare assolutamente di questo prodotto.
non credo che ci sia più in commercio. Lui non l'ha utilizzato quasi mai perché non utilizzava questo tipo di prodotti. Questo è un balsamo emolliente corpo, però a me piace da morire, c'ha un odore allucinante, un odore che a me piace troppo. Io questo l'ho usato sulla pelle, tra l'altro la fa liscissima. Gli ingredienti non li voglio manco vedere. È un burro, è un olio burroso, come se fosse un olio solido, però burroso, quindi è una crema burrosa, però molto 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 oleosa. E c'ha un odore allucinante, un odore avvolgente particolare, secondo me unisex, tra l'altro, perché è buonissimo sia per gli uomini che per le donne. E qua non c'è scritto niente, Dio, c'ha 100 anni sto coso, però me lo voglio ricordare, si chiama Spirit of Africa, eccolo qua. Non so di voi chi conosce questa linea, non so se c'è ancora in commercio, però mi piaceva molto sia la confezione con questo tappo. Qui di, come si chiama, di latta, sia proprio la profumazione mi fa impazzire, quindi l'ho voluto menzionare in questo video perché l'ho ritrovato e perché me lo voglio ricordare. Un altro prodotto che ho terminato, in realtà ne ho terminati 500 di queste scatole qua di Protegislip, non solo di quando è questa linea del Ticotà, ma anche di altre marche. Questa ve la voglio menzionare però perché mi voglio ricordare di non comprarla mai più. Quindi Giulia, se riguarderai questo video, ricordati che questi non li devi comprare più, perché non si possono usare, cioè sono osceni. Non so se voi l'avete mai provato, io ho fatto la cavolata di comprare pure la confezione quella ripiegati in bustina da portare tipo con te in borsa quando stai in giro all'università e altre cose. Però, cioè, pessimi, non aderiscono per niente alla mutandina, si spostano, non... Cioè, questa è la pecca grossa, cioè sono abbastanza sottili, quindi possono, sono comodi, non è che sono rigidi o troppo grandi o troppo spessi, però non rimangono attaccati per niente. Qua c'è pure scritto per ampia superficie adesiva per mantenere il Protegi Slip fermo e ben disteso. Cioè non è vero, non è vero proprio. Chi di voi l'ha usato questi? Io l'ho odiati, cioè l'ho proprio terminati a fatica perché non aderiscono, non è vero che aderiscono. Penso che sono i peggiori che io abbia mai usato. E niente, con questa critica ai SalvaSlip, io vi saluto, vi mando un bacio grande, e fatemi sapere se conoscete questi prodotti. Come al solito vi aspetto nei commenti, mi piace tantissimo leggere i vostri commenti, i vostri consigli. Quando mi dite, quella crema la conosco, però conosco anche quest'altra, e casomai mi date delle dritte per prodotti nuovi che non conoscevo. Quindi vi aspetto nei commenti se vi va, vi aspetto anche con un pollicino in su. Se non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito a farlo. Stiamo crescendo piano piano e questa cosa mi rende veramente felicissima. Abbiamo superato i 1180 iscritti, ormai siamo quasi a 1200 iscritti e non mi pare vero. Quindi io vi ringrazio e vi saluto con un bacio grande. Ciao, a presto!